Crash Bandicoot! Crash Bandicoot è un personaggio leggendario, una mascotte formidabile del mercato PlayStation, che ha saputo portare il suo carisma ed il suo divertimento fin dalla sua prima comparsa nel 1996. In un panorama in cui i platform andavano ancora forti e a dominare la scena erano Mario e Sonic, Crash non solo è riuscito ad imporsi nell'immaginario collettivo, ma è addirittura riuscito a far avvicinare a tale genere numerosi nuovi videogiocatori. Crash Bandicoot dapprima, poi il suo sequel Cortex Strikes Back, ed infine il terzo capitolo Warped riuscirono nel difficile intento di ritagliarsi un posto nella storia del videogioco. I titoli di Crash poi, successivamente, si sono susseguiti nel tempo, ma un po' tutti gli appassionati sono d'accordo a definire i veri Crash Bandicoot, quelli dell'epoca Naughty Dog, quindi questi primi tre, e oramai da tempo chiedevano a gran voce il loro ritorno. Ed è per questo motivo che dal 30 giugno 2017, da quando è stata rilasciata per PS4, questa nuova versione della prima trilogia, sotto il nome di Crash Bandicoot Insane Trilogy, i giocatori di vecchia data si sono catapultati in negozi fisici e digitali per assicurarsi una copia del gioco, per ritornare bambini e ritornare a raccogliere frutti Wumpa. La scelta operata dagli appassionati storici, oltre che comprensibile, è stata anche particolarmente conveniente. Infatti, al prezzo di 40 euro, quindi neanche al prezzo pieno, si sono portati a casa addirittura i tre giochi presenti in questa collection, peraltro tirati a lucido da Vicarious Visions in maniera veramente impeccabile. Il mondo di Crash è stato riprodotto in maniera fedele ed ineccepibile, in tutto il suo splendore, e non poteva essere veramente più bello di così. Lo stile inconfondibile è stato mantenuto integro, anzi di più, è stato valorizzato, in quanto non si sono limitati a riproporre gli stessi poligoni a 1080p, ma hanno rifatto da capo ogni modello, in maniera completamente fedele all'originale, ma con tecnologie moderne. Insomma, qualora non si fosse capito, il remake di Crash Bandicoot è stato fatto in maniera veramente impeccabile. Voto personalissimo al lavoro di remaking 9. Parliamo ora del gameplay. Come detto in apertura, Vicarious Visions ha svolto un lavoro impeccabile nel riproporre i primi tre Crash nella maniera più fedele possibile agli originali. Questa scelta, che da una parte può essere fortemente apprezzata da chi lo gioca all'epoca, dall'altra parte pone il fianco a diverse critiche se si valuta Crash Bandicoot Insane Trilogy come gioco inserito nell'odierno panorama dei platform. Già ai tempi Super Mario 64 era più originale, quindi già ai tempi Crash Bandicoot non brillava come gameplay. Sebbene la situazione sia poi andata a migliorare con il 2 e soprattutto il 3, comunque tali meccaniche di gameplay, datate 1997-1998, appaiono estremamente vecchie, superate al giorno d'oggi. I nemici raramente reagiscono al giocatore, ma più che altro si limitano a percorrere dei percorsi prestabiliti. Alcuni ostacoli mantengono una mortalità eccessiva, con una tolleranza nella hitbox non chiara. I modelli poligonali sono sicuramente più chiari e distinti ora, più belli da vedere, anzi mozzafiato da vedere, ed è possibile usare anche lo stick analogico per muovere Crash, laddove nell'originale c'erano solamente le freccette. Tutto molto bello, insomma, però la legnosità dei movimenti del protagonista è rimasta invariata. E se tutto questo pacchetto era completamente perdonabile in un videogioco del 1996 o 97 o 98, al giorno d'oggi sente come il peso degli anni. Insomma, anche lo stesso Crash Bandicoot 3 Warped, che è un gioiellino del panorama PlayStation 1, si è messo oggi in diretta competizione con platform più recenti per forza di cose con 20 anni sulle spalle risulta essere oltremodo datato. La scelta di Vicarious Visions di mantenere la legnosità del protagonista, tutti i piccoli difetti di fabbrica dei vari Crash, è senza dubbio coraggiosa, probabilmente voluta, probabilmente per dare la sensazione di giocare effettivamente i primi Crash ma con grafica moderna. Può piacere, può non piacere, magari tu che stai guardando questo video l'hai apprezzata e io personalmente rispetto il tuo parere. Io però, secondo i miei gusti, secondo la mia opinione, insomma, io personalmente non la ho apprezzata. Ecco, dal mio punto di vista, se dovevano mantenere tutto fedele all'originale, secondo me tanto valeva riproporre gli stessi giochi in alta definizione e basta, e non rifarli da capo. Cioè, secondo me, nel momento in cui tu rifai il gioco da capo, già che ci sei, voglio dire, vai a migliorare ciò che con il tempo è diventato obsoleto. Ripeto, questo è un mio personalissimo punto di vista, così come è personalissimo il voto al gameplay. Abbiamo parlato di comparto tecnico, abbiamo parlato di remaking, abbiamo parlato di gameplay, resta da valutare la longevità. Ebbene, la Insane Trilogy ha un valore di longevità che si attesta su livelli più che buoni. Innanzitutto per il fatto che tu acquisti, come ho già detto, a 40 euro ben 3 giochi, ma anche perché ogni singolo titolo può essere giocato e rigiocato più volte. Insomma, un pacchetto capace di tenervi incollato allo schermo per diverse ore, personalissimo, voto alla longevità 8.
In conclusione, Crash Bandicoot: Insane Trilogy è una collection più che valida, che vede un lavoro di remaking eccellente, che riesce a riproporre in maniera estremamente fedele la prima trilogia dell'amatissimo per Amelia Arancione su PlayStation 4. Il fatto che il remake sia completamente fedele all'originale porta però con sé anche tutti i difetti che aveva 20 anni fa Crash, che magari all'epoca non erano dei difetti, ma visti con un occhio moderno, beh, potrebbero esserlo. In sostanza, se non siete particolarmente incuriositi dal personaggio di Crash, se il suo fascino e il suo carisma su di voi non ha nessun impatto, o se state semplicemente cercando un platform 3D che vi faccia ingannare l'attesa per il prossimo Super Mario Odyssey, beh, probabilmente fareste meglio a rivolgervi altrove. Se invece avete giocato Crash ai tempi e volete rigiocarlo, o se non lo avevate giocato ai tempi ma siete estremamente curiosi di conoscere effettivamente il fenomeno che sta intorno a Crash, beh, allora voi prendete tranquillamente in considerazione questa collection ad occhi chiusi, perché ne vale veramente la pena.